速で地霊へタイム1、2、3、シャイン、ヨー、ウィーゴー。俺たちはここまで来たぜ。俺たちは行く夢のありかへ、誰も追いていかないぜ。Un saluto a tutti ragazzi da Messi 91, siamo su One Piece Unlimited World Red. E sì, è un bel po' che non giochiamo ad Unlimited World Red, lo so. Ho preferito dare un po' di precedenza ad altre serie, per così le ho finite e adesso ho un po' meno casino sul mio canale. Allora, non mi ricordo più nulla, ma credo che fossimo qua. Lega, qua, ok. Non mi ricordo più niente, ragazzi. Niente. Yarodomo, le prenderemo tutte. Non mi ricordo più nulla. Ok, vedere qua Zoro mi dà un po' di tranquillità, ma non troppo. Allora, controlliamo le missioni, le imprese che ci sbloccano i personaggi. Allora, ah già, questa. La mia stupidaggine, ragazzi. Io ho sempre letto Sanji più due donne, ma è sbagliatissimo. Cioè, Sanji più donna, due punti, due. Quindi è Sanji più donna per due partite diverse. Quindi sono imbecille, lo so, non c'è bisogno che lo pensiate o lo diciate, lo so. Poi, Jinbei, attacchi speciali con Ace e attacco col Ruffy Ace, quindi col legato. Buggy invece assalto ai boss e battaglie totali già fatto, ok, e basta, ok. Assalto ai boss non c'è, quindi faremo un duello. Vabbè, li faremo tutti ragazzi, duello normale perché tanto mi ricordo bene come si gioca, no? Quindi... Ah, con un personaggio solo. No, volevo fare Sanji e due donne. Cioè, Sanji e donna. No, allora proviamo un'altra modalità. Questa. Che ovviamente io non mi ricordo che modalità siano, quindi perfetto. Allora... Ah, ok, perfetto. Sanji e faremo Nami. Ok. Siamo in fondo al mare, però, perfetto. Ah, questo me lo ricordo. Battle Royale. Ok, io dico che non mi ricordo e loro mi buttano in faccia uno che lancia pesci d'acqua. Perfetto, squali d'acqua. Sotto steroidi, tra l'altro. Perfetto. Grazie, Uri. E ecco, ci volevano due buggy. Due buggy sarebbero stati meglio. Perché, appunto, Buggy è un genio, quindi andava meglio se c'erano due buggy. Sarà un massacro, ragazzi. Preparatevi a vedere il gameplay più squallido della vostra vita. Ne prenderò tante da star male. Mi ricordo neanche come si loccano i nemici, perfetto. Cioè, vedo che c'è la croce, ma la telecamera va a caspio, quindi no, ecco. Ok, con calma. Facciamo fuori prima Buggy, così leviamo il più stupido di mezzo. Aia. Grazie, Udi. Ecco, Nami, prenditela con Udi, fagli male. Tu che adori gli uomini pesce, fagli male. Aia! Basta però, questa rotella roteosa, basta. Proviamo ad usare, non so neanche cosa fanno, cioè li uso, grazie. Vabbè, ok, ve l'ho detto, ragazzi. Mi spiace per voi, ma vedrete uno schifo incredibile. Ok, no, concentriamoci. Prima Buggy. Aia. Vai Sanji, prima Buggy. Tu, stai buono. Ok, Sanji ha fatto qualcosa. Prima Buggy. Ok, sto schivando, aiaia. Rispondiamogli così me lo hai realizzato, ok. Magari si sente più motivato, non lo so. Io sto schivando e basta, non sto colpendo nessuno. Questa cosa è squallida. Giubbotte. Aia. Dannato Buggy. Devi morire. Ah, è vero che le schivi indietro. Oh no. Ecco, perfetto. Pattume. Mio Dio. Ok, stiamo tenendo male sotto controllo Udi. Ma in modo brutto, però. Dai, uccidete Buggy. Ha rotto le scatole. Quanta vita ha? Madonna, è tantissimo. Però io ho un attacco speciale. Aspetta, con calma, vai. Ok. E poi mi è arrivata una girella amorosa in faccia. Ok. Cambiamo personaggio. Forza, c'è l'attacco pure lui. Ottimo.
Oh, è morto. Sì, vai. Ok, Udi, fatti sotto, Udi. Le cose cambieranno, Udi. Io ti farò male, Udi. Lo so. Quando smetterai di trotterellare per tutto lo schermo, ti farò male. Vai. Che palle sta trottolina. Ha finito, guardalo. Cioè, lui fa tutto così, continua così, è perfetto. Poi pesci. Prendo a pesci in faccia. No, scherzo. Queste battute squallide, Messi, non è il momento. Dai, dai, ci stiamo riprendendo. Lo stile, stiamo facendo tutto con stile. Attenzione. Ci stiamo riprendendo tantissimo. Stiamo schivando tutto. Sì! Con la posa figa pure. Perfetto. Bravo Sangito, ce l'abbiamo fatta, guarda con questa faccia fiera e seriosa. Ottimo, ottimo. E superiamo il livello. Prendiamo 3 punti per partita, cosa vuoi superare, Messi? Su. Oh, ciao Robin. E iniziamo così pronti via con un incontro speciale. Va bene. Ok, con Robin, ok. Ottimo, ottimo. Ciao Luci. Bene, 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 bene. Nico Robin, speravo di incontrarti. Sì, Penine, io speravo di evitarvi del tutto. Non dire così, da quando abbiamo fallito la missione siamo perseguitati dal governo mondiale. Ben vista. Anche se è stata tutta colpa di Spandam, un genio, non fanno alcuna distinzione tra noi. Se fossi in te, mi terrei pronta. Questa volta non sarà tanto facile catturarmi. Finalmente ho trovato un motivo per vivere. Fight! Ready? Prendile tutte! Dove va? No! E come cazzo... è schivo? Aiuto, 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 aiuto. Volo, volerò tantissimo. Volerò via, come un'anguilla. Esatto, perché le anguille volano poi. Il terrore mi aveva fatto fare i brutti scherzi. Io non mi ricordo più. Schiva tutto! Ok. Schiva tutto. Ok, devo ristudiarmi come combatte perché non... oh, quella cosa secondo me se mi prende mi fa un male. Che bello che Robin può colpire a distanza, è una cosa bellissima. Via! Ok. Una botterellina te la do, una piccola. Sto schivando nulla, lo so, ma è per sicurezza. Ok, ok, ok. Quindi non salta addosso a me, fa un determinato per... cioè, percorre una determinata distanza, non è che viene addosso a me. Questo si schiva così, ho visto. Perfetto. Ottimo. Questo facciamo così e lo picchiamo tantissimo. Ottimo, ok, sto, ok, ok, ce l'ho. Sei mio. Che cazzo sta facendo ora? No! Ero schivata! Ma a parte che mi ha messo una mano lì, però non facciamoci caso. Ma ero schivata tantissimo, ero già trasparente. No, ma da quanto toglie? Ma non è vero. Le bugie. No! Quanti ne fa? Vabbè, io me l'ero studiato. Ah, oh. Non volare, beh. Ma va? Via! Ero invisibile, come mi ha preso? Ero invisibile, l'avete visto tutti. Ero invisibile, come mi ha preso? Sì, ho un coso di vita. Doveva morire lui, ma hanno toppato le schivate, dai! Non è giusto! Allora, aspettate, voglio vedere le ombre per terra, non le vedo, perfetto. Via! Ero in schivata per... se interessa a qualcuno, ero in schivata, ero così! Brutalmente... ma mi ha schivato, faccio una schivata fasulla io quindi, cioè, non schiva quindi. Robin non schiva, ottimo. No! Cosa sto facendo? Boh, non lo so, va bene, non mi ha colpito, va bene.
La schivata fasulla, non ci posso credere. Ok. Mi devo concentrare, ragazzi, devo parlare poco, mi devo concentrare. Robin, se poi tu lo colpissi non è che proprio mi incazzerei, ecco. Ok. Dai, non è possibile però. Ok, scappa via. Una platta te l'ho data. Ok. Attenzione. Ok. Carica. Ok, via, 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 via. Ora salta. Stavolta non me lo fai sprecare l'attacco. Me lo tengo. Me lo tengo. Ed è tutto tuo. Tutto quanto. Guarda quanto male ti dovevo fare. Cattarola, questo non so schivarlo. Non lo vedo. Vabbè, avete visto di nuovo. Io ero schivata e lui mi ha preso lo stesso. Cioè, quella cosa me la devo prendere tutta in faccia. A quanto pare non è schivabile. O se è schivabile io non ho ancora capito come si fa, sinceramente. Sono stata ad attaccare per 6 ore con sta cosa. Oh, non ha fatto... Ah, pattume, credevo facesse questo, invece mi ha colpito prima. Proviamo ad attivare un'altra parola che non so bene cosa faccia, ma... No, no, Messi, Messi, stai facendo errori. Messi, piano, Messi, piano. Ok, via, 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 via. Ho sentito l'aria di tutte le dita sui capelli. Ok, dai, che è quasi morto. Fammelo uccidere. Dai, fammi la carica. Ok. Ok. Se lo colpissi proprio non è che uno si offende. Lo fa di nuovo. Oh, porca vacca, no. Come si schiva sta cosa? Cioè, io non lo so come si schiva. Come si schiva sta cosa? Non esce neanche il tasto schiva. Non lanciare bombe. Porca paletta. La rabbia. Tutto in faccia. Tutto. Muori. Muori essere inutile. Dove è andato? Colpiscilo. Ma non l'ha colpito. Yes. È ancora vivo. È veramente ancora... Non ci provare a fare... Perché non mi prende le schivate? Ma no, ma no, ma... Perché mi è ritornata la vita? Non ho capito perché mi è ritornata la vita, però... Ok, abbiamo vinto in modo bruttissimo, però abbiamo vinto. Io schivavo e lui mi prendeva lo stesso. Brutti schifi. Bene, siamo al primo posto. A chi tocca ora? Diamo inizio alle danze. Facci divertire. Ti dispiace? Ho notizie importanti da comunicare, ma dobbiamo sconfiggere loro due. Doflamingo in persona assisterà al prossimo incontro. Non interessa a nessuno. È un evento unico. Voi due avete catturato la sua attenzione. Doflamingo. Sì, ma non ci interessa se c'è Doflamingo. Può stare a casa sua Doflamingo. Incontro promozionale, ok. Ok. Allora, visto che è un incontro promozionale che sarà bello tosto, io direi di andarci giù pesante. Non mi ricordo se Crocodile è forte, di sicuro Ace. Chiudo gli occhi, questo.
Crocodile, perfetto. Mi pare che Crocodile fosse forte, vero? 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 Signore e signori, il momento che tutti aspettavano è arrivato, l'evento più importante. Prima di iniziare l'incontro finale, Doflamingo in persona ha una proposta per la squadra di Rufy e Law. Con questo pagliume. Rufy e Law, è passato fin troppo tempo. Coi pelazzi. So perché siete qui, volete combattere contro di me, dico bene? Potrebbe essere. E quindi lo facciamo subito, ci togliamo il pensiero. Se riuscirete a battere il prossimo avversario, sarò felice di esaudire il vostro desiderio. Ma se perderete, dovrete voi dare qualcosa a me. Che cosa voglio? Solo un piccolo regalo dal nostro meraviglioso pubblico qui presente. Che cosa vuole? Capello di paglia, una trappola. È troppo bello per essere vero. Pensaci. Che faccia? Non l'avevo vista. Non preoccuparti, Law. Che ti importa se perdiamo? Proviamoci almeno. Ovviamente lui non pensa mai a nulla. Ecco. Allora è deciso. Cosa? Contro cosa mi manderai? La pelle d'oca anche sui capelli, ragazzi. Questo è cieco, però per ovviare il problema che è cieco e quindi non vede dove sono i nemici, lui distrugge tutto. Rubber. È fortissimo questo tizio. Ragazzi, scappate. Cioè, farà degli attacchi che copriranno tutto lo schermo, molto probabilmente. Come... Oh mio Dio. Vai, vai, io lo attiro e tu lo uccidi. No, eh. Ok, ho capito. Qualunque cosa schivala! Ecco, appunto, questo fa attacchi d'area, perché non vedendoci lui colpisce tutto. A caso, così, qualcosa colpisce, sì. Ok, non sta andando malissimo, ragazzi, eh. Perché abbiamo Ace che è veloce, per fortuna. Ecco, non ho visto schiva. E perché si sta prendendo tutti i cazzotti lui, per fortuna. No, non ho fatto tempo a schivare. Sarà una cosa difficile, ragazzi. Sarà difficilissimo. L'ho buttato a terra, vai. Colpiscilo, non guardarmi a me. Cos'è successo? Non lo so, ma scappo via. Vai, Croki. Aia, non ho visto il cerchio a terra. Attacca. Fagli male. Non gli ho fatto nulla. Non so se perché non l'ho colpito. E lui in compenso mi ha shottato con una combo. Cosa? Ok.
Doflamingo, devi morire. Guardalo, brutto schifo. Non è una cosa bella, vero? Aio. E come vi dicevo, lui non ci vede, quindi spacca tutto, così è sicuro di colpire, no? È finita, dopo una furiosa battaglia. E vincere l'ammiraglio Fusitora. Perché Doflamingo ha interferito, se no forse vincevo, forse. Molto bene. Un momento, mi è completamente passato di mente, ma prima questi due hanno accettato di diventare miei seguaci. Cosa? Non è vero, non è vero. Non possono essere affidati a me? Non farmi ridere, non abbiamo mai accettato una cosa del genere. Beh, tu l'hai accettata, imbecille. Servire il maestro della flotta dei sette gli garantirebbe il perdono. Devo scoprire chi sta dicendo la verità. Fino ad allora sono davvero deluso. Speravo combattessi meglio di così. Non mi aspettavo di sentirti dire una cosa del genere. Cosa ti prende? Non importa quanto abbai, è il morso che conta. Il che mi fa venire in mente che non mi aspettavo la vostra sconfitta. Cosa fare? Cosa fare? So cosa fare. Vi farò ripartire dall'inizio. Non ridere, beh. La mia vendetta sarà brutta, dolorosa, tremenda, sappilo. Ci hai già fatto perdere un sacco di tempo, cosa vuoi da noi? Divertimento, voglio divertirmi. Io mi divertirò quando verrà il momento. Continuate a farmi divertire il più a lungo possibile. Cioè, ci rispediscono... all'inizio della B... No, all'inizio della C... No! La mia fatica. Cioè, la puntata delle ingiustizie. Prima non mi prende le schivate e poi mi fanno ripartire da capo, brutti schifi. Siete delle pupù. Dannato Doflamingo, sta solo giocando con noi. Per lui siamo come giocattoli. Chi era quel vecchio? Una persona molto pericolosa. Fujitora è stato promosso ad ammiraglio nella circoscrizione militare mondiale. Ammiraglio? Ecco spiegato la sua forza. Mingo e Fujitora, due piccioni con una fava. Sei davvero imbecille, non incredibile, imbecille. Anche nelle circostanze peggiori si nascondono delle occasioni. Dopo essere arrivati fin qui, non possiamo tornare indietro a mani vuote. E ovviamente tu vuoi il saccoccio di soldi di Doflamingo. Avevate ragione nel dire che ora non è il momento di perdere tempo. È il momento di insegnare a questo farabutto che le cose non vanno sempre come ci si aspetta. È tempo di vendettalo. Siamo caduti in basso, c'era scritto. Sì, siamo caduti veramente in basso. Ok ragazzi, dobbiamo ripartire da capo. Siamo di nuovo al grado 1000 e siamo di nuovo in Lega C. Quindi nel prossimo episodio ci faremo i contro cojones e ritorneremo su a fare le chiappe a strisce al signor Doflamingo, perché se le merita tutte. Detto questo, come sempre, like, commenta il video, iscrivetevi al canale e alla prossima, che spero sia una puntata un po' più degna, perché questa è stata veramente... Non mi ricordavo più neanche un tasto. Vabbè.